Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. 2 anni fa ci fu la valanga che travolse l'hotel Rigopiano, il resort, causando 29 vittime. Il 18 gennaio del 2017 sarà una data indelebilmente che segnerà le vite dei cittadini abruzzesi e non solo. Oggi è il giorno della commemorazione, erano presenti anche i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E allora noi siamo pronti, lo vedete proprio da Rigopiano, per andare in collegamento con il nostro Andrea Costantini. Andrea, una mattinata ovviamente toccante, una cerimonia in cui il silenzio probabilmente l'ha fatta da padrone, ma anche parole importanti, parole quelle del governo, che è venuto proprio in Abruzzo con i suoi due vice premier per parlare, per confrontarsi anche con le vittime, i parenti delle vittime di questa immane tragedia di cui oggi ricorrono i 2 anni. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio, sì, siamo a Farindola, siamo proprio nel piazzale antistante la chiesa madre di San Nicola Vescovo, dove poco fa si è celebrata la messa officiata dal parroco di Farindola, Don Luca di Domizio. Ora, come vedete, la piazza è vuota, ma fino a poco tempo fa c'erano ovviamente tante persone, c'erano le istituzioni. Hai detto bene, una giornata toccante, la giornata del ricordo e del dolore, quella che si è vissuta sin da questa mattina, quando praticamente già dalle ore 9 in tanti si erano ritrovati, in primis i parenti delle 29 vittime che hanno perso la vita in quella notte, o meglio in quel pomeriggio, quando la slavina, quel 18 gennaio 2017, ha travolto l'intera struttura dell'hotel Rigopiano. Il momento del dolore, il momento anche in cui i parenti delle vittime, oltre a versare le lacrime per i loro figli, i loro fratelli, i loro genitori, hanno, oltre ad aver depositato il mazzo di fiori proprio sotto al totem, dove c'è quel poster con tutte le foto delle 29 vittime, hanno potuto comunque parlare con gli esponenti di governo che sono intervenuti, lo avevano promesso, sono stati di parola il vice premier Luigi Di Maio, il vice premier Matteo Salvini. Sono arrivati puntualissimi proprio per la preghiera davanti al totem, sono arrivati anche loro, avevano il viso evidentemente provato dalla forte emozione, dal grande dolore, dalle parole poi che hanno raccolto da parte dei parenti delle vittime. È stato un momento davvero toccante. Dopo la preghiera, dopo il momento, diciamo così, solenne sotto il totem, sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio hanno percorso un pezzo della strada che costeggia quello che resta dell'hotel, peraltro sommerso dalla neve caduta in maniera copiosa in questi giorni, nei giorni scorsi, e hanno voluto vedere anche quello che è stato il tragitto di quella slavina maledetta che ha appunto tolto la vita a quelle 29 persone. Dopodiché sia i due esponenti di governo, ma come tutti i parenti, hanno ripreso le macchine, sono scesi e si sono ritrovati tutti nel bivio di frazione Mirri, in pratica il momento in cui la strada si biforca, il momento in cui sulla destra si sale verso Rigopiano e sulla sinistra si prosegue verso il centro del paese, e da lì è iniziata la fiaccolata che ha portato il corteo fino alla piazza qui antistante la chiesa di San Nicola Vescovo. La messa poi non è stata celebrata da Monsignor Tommaso Valentinetti, l'arcivescovo dell'arcidiocesi di Pescara Penne, perché i tempi si sono un po' dilatati, c'erano ulteriori impegni, almeno così ci è stato spiegato
Monsignor Valentinetti non è arrivato a Farindola per celebrare questa messa. Subito dopo i parenti si sono radunati ancora qui in piazza e ora si stanno spostando al Palasport Comunale di Penne, dove dalle 15.30 alle 15 c'è il raduno, alle 15.30 inizierà la commemorazione all'interno del Palasport Comunale di Penne con Pino Insegno e Francesco Perrotta che condurranno il pomeriggio. Però, come detto, è il momento del ricordo, del dolore, ma questi sono giorni in cui quello che è accaduto si intreccia anche con la vicenda giudiziaria e chiaramente questi discorsi non restano fuori da questa giornata di anniversario, questo secondo anniversario. Allora, direi che possiamo intanto ascoltare le voci di due esponenti del comitato vittime, quelle di Marco Foresta e Francesco D'Angelo. Marco Foresta ha perso i genitori lì appunto a Rigopiano dopo quella tragedia, il papà Tobia, la mamma Bianca, mentre Francesco D'Angelo ha perso il fratello gemello Gabriele. Ascoltiamoli. Cambiare tante cose, tra l'altro tornare qui e vedere tutta questa neve fa tornare alla mente ancora più forte quel ricordo. È cambiato tanto, non saprei dirti se sono passati troppo velocemente o sembra un'eternità, ma siamo stati tutti quanti stravolti da questa tragedia. A livello morale, una cosa indescrivibile. Cerchiamo di andare avanti, siamo felici che dopo 2 anni lo Stato ci inizi a stare vicino, abbia capito che comunque siamo delle persone con delle difficoltà enormi e abbiamo bisogno di una tutela e di una spalla su cui far forza e appoggiarci per andare avanti. Un ricordo di quei giorni, sicuramente è inutile dire comunque che bisognava prestare più attenzione a questa situazione. Sì. Bisognava fare veramente poco per salvare 40 persone. Adesso resta la fiducia nell'operato della magistratura comunque. Sì, resta la fiducia, abbiamo piena fiducia nell'operato dei magistrati e speriamo che questa sia una vicenda che si concluda in tempi stretti, perché uno dei timori che abbiamo è quella che il tutto vada in prescrizione e quindi ci tolgono insomma la giustizia, che è l'unica cosa che ci rimane ad ora. Dopo 2 anni tornare qua è triste, fa ancora più dolore vedere pure qua la neve e iniziarsi a rendere conto di che cos'era 2 anni fa qui. Hai chiesto ai due ministri, Premier Salvini e Di Maio, comunque di fare giustizia perché è comunque di trovare quella causa che comunque ha scatenato tutto questo e trovare giustizia perché comunque almeno portate qualcosa dentro di importante. Sì, oggi non è una giornata per criticare, ma è solamente per chiedere giustizia e per ricordare i nostri cari. Che cosa è stata per voi la presenza di questi due personaggi? Diciamo che ci hanno teso la mano in senso di vicinanza. Invece le indagini su questo, su come sta andando, tu che cosa hai da dire? Sicuramente ci saranno altre novità. Io al momento posso dire che 80 rabbia e 80 amarezza, andiamo avanti e vediamo che cosa esce. Io come tutti gli altri vogliamo la giustizia su tutto. Abbiamo sentito le voci di Marco Foresta e di Francesco D'Angelo. Francesco D'Angelo è stato tra i primi ad accogliere, ad avvicinarsi a Luigi Di Maio, che è stato il primo tra i due vice premier ad arrivare lì al totem dell'hotel Rigopiano. E ovviamente, come detto, le vicende giudiziarie si intrecciano con il momento del dolore. Francesco D'Angelo, che è finito un po' al centro anche dell'ultima inchiesta, chiaramente si parla di quella telefonata partita dal telefono del fratello Gabriele alle ore 11.38 di quel 18 gennaio, ma che non sarebbe poi stata ricompresa all'interno dei faldoni consegnati alla procura. Ebbene, Francesco D'Angelo ha accolto Luigi Di Maio e ha chiesto appunto di far luce su questa
su questa vicenda, avendo ovviamente risposta dal vice premier Di Maio. Allora, può partire questo contributo. Sono Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele. Spero che ci sarà giustizia in questa inchiesta bis fatta dall'opposizione del mio legale. Solo questo. Questa corona l'ho fatta rappresentando le 56 richieste di aiuto di mio fratello e questa è la scritta delle 11:38, la chiamata che nessuno ha dichiarato dai primi interrogatori. Solo questo. Dobbiamo fare giustizia, lo Stato lo deve fare e lo dobbiamo fare, sì. Anche perché è veramente assurdo quello che è successo intorno a questa tragedia, anche quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Sì. E noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo, da che parte sta lo Stato. Questo è importante per me comunicarlo anche con la presenza dello Stato, sì, qua. Io le vorrei chiedere una cosa, Ministro. Grazie di essere venuto. Una cosa sola. Prego. Perché a mio fratello e tanti altri lavoratori non è stata riconosciuta la morte sul lavoro? No, ma saranno. Noi adesso stiamo facendo in Parlamento in questi giorni alcuni interventi normativi proprio su questa tragedia e tutto quello che non è stato fatto sarà fatto, sia per quanto riguarda la questione delle morti sul lavoro, sia per quanto riguarda gli indennizi e i risarcimenti. E per quanto riguarda le vicende processuali, per quanto riguarda anche l'aspetto giudiziario, un altro dei nomi che è salito alla ribalta della cronaca, ovviamente suo malgrado, è quello di Alessio Feniello, il papà di Stefano. Ha perso il figlio Stefano proprio in occasione della tragedia di Rigopiano. Lui è arrivato poco dopo il momento della preghiera. Chiaramente gli è stato chiesto, lo ha fatto Stefano Recanati di Vestina News, di quella vicenda che lo ha interessato, ovvero quella multa che ha ricevuto perché ha violato un'area sottoposta a sequestro, l'area appunto dell'hotel Rigopiano, ma Alessio Feniello lo ha fatto per depositare un mazzo di fiori. Allora su questa vicenda è tornato lo stesso Alessio Feniello che ascoltiamo. Che è semplicemente una farsa, che lui non la vede una cosa normale e ha detto di non pagare niente, penso che avete sentito. Io ho detto no, pagare non pagherò sicuramente, al massimo mi faccio 3 mesi al posto di 2, proprio perché pagare 4.550 euro in questo momento per me sarebbe molto, molto faticoso, cioè, visto che sto dedicando il mio tempo a questo problema e sto trascurando anche il lavoro. Poi le spese, come voi sapete, ce ne sono tante per affrontare un processo. Però la cosa strana è che a me dispiace che il primo condannato di tutta questa vicenda sono io. Ed è stato lo stesso vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini a invitare Feniello a non pagare la multa, poi ha detto se ci sono delle leggi noi le cambieremo perché non è possibile che Feniello paghi una multa per quanto accaduto. Lo stesso Salvini, noi ora lo ascoltiamo, lo abbiamo intercettato proprio all'uscita dalla messa che si è celebrata qui nella chiesa di San Nicola Vescovo e dalla sua espressione, dalle sue parole è possibile comprendere quanto fosse provato e commosso da questa giornata trascorsa con i parenti delle vittime di Rigopiano. Ascoltiamolo. Sono orgoglioso di aver partecipato a questo ricordo e guardiamo avanti perché ci sono delle vedove, degli orfani, dei figli, dei padri, quindi al di là delle parole sprecate in 2 anni... Noi portiamo aiuti concreti, 10 milioni di euro, che certo non riportano in vita nessuno, però danno una mano ad andare avanti e poi contiamo che la giustizia sia veloce, efficiente, rapida e se qualcuno ha sbagliato paghi. È possibile che ci siano nuove normative a tutela perché ci sono stati, evidenziate ancora lacune? Aspettiamo che le indagini finiscano in fretta. Faccio il ministro, mi ero impegnato a trovare soldi, è uno strumento normativo per aiutare
i parenti delle vittime e i feriti, e questo ho fatto. Poi spero che i giudici facciano in fretta il loro lavoro. Un momento la vediamo provato. Ma quando parli con mamma e papà, da papà, però diciamo che qualcosa di buono abbiamo fatto, dai. Vedere i luoghi della valanga, ho visto che vi ha colpito in modo particolare. Sì, perché io adoro la montagna, sono stato in tanti rifugi, in tanti alberghi, su tante piste da sci. Poi l'Abruzzo è una terra incredibile, non chiede niente, si rimbocca le maniche, parte, corre, ricostruisce, però merita esattamente la giustizia degli altri, non una riga di meno e non una lira di meno. Ministro, chiedono giustizia i parenti? La chiedo anch'io, nome loro. Ripeto, nella prossima vita magari faccio il giudice, in questa faccio il ministro, e quello che mi ero impegnato a fare, fortunatamente grazie alla collaborazione di tanti siamo riusciti a farlo in 10 giorni. Cosa l'ha colpita di più in queste ore? Parlare, la voglia di parlare, anche in momenti difficili di mamme, di papà, di sorelle, quindi mi porto via un pezzettino di questa terra, poi ci torno ovviamente, era la prima volta che ci vedevo, non sarà l'ultima. Ministro, parlare con i parenti ha preso qualcosa di nuovo rispetto a quello che sapeva già su queste tragedie? No, mi hanno permesso di entrare per qualche minuto nelle loro case, nei loro negozi, nei loro ricordi, che è prezioso. Poi, ripeto, i giudici fanno il loro mestiere. Io oggi parlavo proprio a titolo anche personale. Sì, me lo tengo per me, mi hanno dato anche dei ricordi che mi porto a casa. Ha parlato di suo papà Fagnello? Sì. Mi ha detto di non pagare un euro, ma ci manca giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Ci manca anche che paghi un euro. Adesso, se c'è una legge sbagliata, cambieremo questa legge sbagliata. Queste le parole del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini. Prima di chiudere ascoltiamo altre due testimonianze, particolarmente toccante quella di Fabio Salsetta, che è uno dei superstiti di quella sera, uno dei due iniziali superstiti, uno di coloro che insieme con Gian Piero Parete diedero l'allarme quando ci fu la slavina. Lui era all'esterno della struttura, all'interno c'era la sorella Linda, una delle dipendenti dell'hotel Rigopiano, che ha perso la vita. E poi ascoltiamo anche Gianluca Tanda, che invece con quella tragedia ha perso il fratello Marco. Ascoltiamo entrambi, Fabio Salsetta e Gianluca Tanda. Rispetto a quanto sta accadendo, lo so che magari parlare di queste cose in questo momento può sembrare stonato, però sono usciti fuori anche degli altri dettagli su queste telefonate che sono giunte sul tuo telefono, che era rimasto sotto le macerie. Ecco, che idea vi siete fatti? Sì, su questa vicenda ci sono ancora lati oscuri e sicuramente in questo momento stanno lavorando per capire cosa è successo là, e speriamo che venga fuori tutta la verità ancora nascosta. Ecco, ci sono stati degli esponenti di governo che oggi hanno preso parte, stanno prendendo parte a questo momento del ricordo. Voi avete chiesto anche a loro, insomma, di poter far luce su quanto è accaduto poi in quelle ore? Sì, noi abbiamo chiesto almeno una mano, se riescono a sostenerci per chiedere giustizia e verità. Con il loro supporto speriamo che ce la facciamo. Ecco, come si riesce ad andare avanti in un contesto del genere, quando si perde un familiare così stretto e quando vi rendete conto che forse a livello istituzionale c'è qualcosa che non va? La forza per andare avanti è solo la speranza e la voglia di scoprire la verità. Non sono passati 2 anni, siamo fermi a quel giorno, per tutti noi siamo fermi a quel giorno, però in questi 2 anni abbiamo lavorato duro per ottenere parte della verità, perché ne manca molta di verità, lo sappiamo, abbiamo lavorato per quello Stato che mancava, quello Stato buono che ci mancava,
era un silenzio assordante per noi, non è possibile che non comunichiamo con loro. Noi abbiamo voluto, abbiamo chiesto un incontro, abbiamo incontrato Mattarella, abbiamo incontrato l'allora Premier Gentiloni, tante lacrime, tante vacche sulla spalla, e ci hanno detto ci faremo sentire presto. Purtroppo questo non è accaduto, hanno cambiato il governo, insistentemente abbiamo lavorato per un incontro, così è stato, perché si devono rendere conto che una parte di Stato ha sbagliato e non può portare appresso quella parte di Stato giusta, che lavora tutti i giorni onestamente. Che cosa avete visto invece nelle parole e negli occhi di Di Maio e Salvini allora? Beh, tanta comprensione, chiaro erano un po' spaesati perché la vista della valanga, del segno della valanga fa male, vederla dal vivo, non è facile capire chi non è venuto qua a vederla. Loro l'hanno vista, mi sembravano attenti e commossi, no? Delle azioni che stanno facendo. Noi vogliamo la verità, per arrivare alla verità qualunque mezzo è utile per arrivare alla verità. La volontà di aver creato, di aver voluto creare un comitato 2 anni fa adesso sta comunque dando i suoi frutti, perché in mezzo a voi ci sono tante persone che cercano giustizia e stanno battagliando fianco a fianco per dare notizie che saranno sicuramente importantissime per andare avanti delle indagini. Beh sì, sì, certo, l'Unione, abbiamo formato un comitato, l'abbiamo regolarizzato, ma in realtà è un gruppo di famiglie che soffre, è il modo migliore. Io mi sono preso questo impegno, non sono un uomo di comunicazione, si capisce bene, mi sono preso questo impegno e ho detto dovrò condurre queste persone il più sereno possibile, specialmente le mamme e i papà, alla prima udienza. Questo è il mio obiettivo, cercare di fare più sereni. Poi la rabbia c'è, però stiamo cercando di parlare con l'amore, rivolgendoci a tutti quanti, però questo non basta, noi vogliamo la verità, solo con la verità arriviamo alla giustizia. E che dire, sta emergendo la verità, quello che chiediamo, noi ci manca un pezzo di verità ed è notizia di pochi giorni fa che ci siamo riusciti in parte. Ci siamo riusciti, questo è importante dirlo, e mancherà l'altro pezzo che ci riusciremo. Quindi l'appello che noi vogliamo fare a tutti coloro che sanno qualcosa, ma non direttamente coinvolti, lo comunicano, ma anche un piccolo dettaglio è fondamentale. Noi cerchiamo la verità dal 15 gennaio fino al 19 gennaio. Ecco Andrea, abbiamo ascoltato tante voci, ma in una mattinata in cui ci sono state anche voci, se vogliamo, carpite, come avete fatto voi, la nostra squadra, durante la commemorazione, e ce n'è una particolarmente toccante, proprio perché al di fuori poi del contesto delle telecamere, quindi particolarmente veritiera, vero? Sì, assolutamente sì, perché il riferimento alla signora Maria, moglie di Alessio Feniello, che davanti alla foto del suo Stefano ha urlato dal dolore, urla chiaramente strazianti. La cerimonia di preghiera lì nei pressi del Totem era da poco conclusa, si era appena svolto anche svolta quella camminata con Di Maio e Salvini, che avevano voluto vedere il punto dove è passata la slavina, e mentre ci si accingeva poi a riscendere sono arrivati i coniugi Feniello e la mamma Maria ha dato il là a questo sfogo che possiamo probabilmente ascoltare. A cosa ti serve? Che ti serve oggi la corona dei fiori del Presidente della Repubblica? Se ti serviva lo spazzaneve esattamente 2 anni fa, quello stavi aspettando. Ci hai telefonato, ci hai detto che sarebbe arrivato, che ti avevano detto che sarebbe arrivato, non è mai arrivato, non l'hanno mai mandato. Maledetti, non l'avete mai mandato lo spazzaneve a salvare mio figlio, mai. Adesso mandano la corona dei fiori, mandano. Maledetti, li maledirò fino all'ultimo giorno della mia vita, mamma, non ti preoccupare, cara gliela faremo pagare.
Questo è il resoconto di una mattinata molto difficile dal punto di vista emozionale, però questa giornata del ricordo, questo secondo anniversario della tragedia di Rigopiano prosegue perché alle 15 ci sarà il ritrovo presso il Palasport comunale di Penne, alle 15.30 inizierà la commemorazione, vi ripeto ci saranno Federico Perrotta e Pino Insegno a condurre questo momento nel corso del pomeriggio. E alle 16.49 l'ora appunto della Slavina Killer sarà calato un telone all'interno del Palasport con le foto delle 29 vittime. 29 vittime di quella Slavina Killer, 11 sono state le persone che si sono salvate, 2 perché erano al di fuori di quella struttura, 9 perché grazie alla straordinaria opera dei soccorritori sono stati salvati e riportati alla luce da sotto le macerie. Se non ci sono domande, Jacopo, io ringrazio Loris Bennato e poi per Vestina News Stefano Recanati e Gaetano Oterio, ti restituisco la linea. Grazie, grazie Andrea, grazie a tutta la nostra squadra impegnata a Rigopiano per la commemorazione dei 2 anni, avete visto, insomma, di una tragedia che comunque rimarrà una ferita indelebile nel cuore della nostra regione. Grazie ad Andrea Costantini per questo collegamento da Rigopiano e allora noi continuiamo con il nostro telegiornale, oggi in versione extra ovviamente per la commemorazione dei 2 anni della tragedia di Rigopiano. Andiamo a Teramo adesso perché la Ruzzoleti e il WWF si sono confrontati su futuri progetti di nuove captazioni dalla montagna dei fiori per soddisfare il bisogno d'acqua della Val Vibrata, pieno accordo su iniziative di sensibilizzazione per scuole e famiglie contro gli sprechi idrici. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ruzzoleti e WWF Teramo si sono confrontati su nuove captazioni idriche e sulla riduzione di consumi. Un incontro importante e costruttivo per arrivare a soluzioni che possano soddisfare i bisogni d'acqua delle zone meno servite e per mettere in campo attività di sensibilizzazione per il risparmio idrico. L'azienda ha spiegato come il progetto relativo alla ricerca di nuove captazioni sia frutto di uno studio del 2002 che si era concentrato sulla montagna dei fiori e sui monti della Laga. Da tale studio è emerso che la potenzialità idrica dei 2 siti potrebbe attestarsi sui 50 litri al secondo ciascuno, una quantità di acqua lontana dalle soglie raggiunte con le captazioni del Gran Sasso, attualmente circa 800 litri al secondo, ma comunque sufficiente per le necessità di zone terminali da sempre in sofferenza, come la Val Vibrata e i comuni montani al confine con la provincia di Ascoli Piceno. Si tratta peraltro di un'acqua di classe A1, come la qualità paragonabile a quella del Gran Sasso. La presidente della Ruzzoleti, Alessia Cognitti, ha rassicurato il WWF, contrario alle captazioni sui monti della Laga in quanto area protetta, sottolineando la necessità per l'azienda di approfondire il tema. Dovrà invece essere definito nel dettaglio il progetto relativo a nuove captazioni sulla montagna dei fiori, grazie al quale potrebbe finalmente trovare soluzione il problema della carenza idrica dei paesi della Val Vibrata. L'associazione ambientalista su questo punto si è riservata di valutare il progetto definitivo. Oggetto dell'incontro sono state anche le possibili iniziative da avviare insieme per sensibilizzare gli utenti a un minor consumo di acqua, spesso utilizzata impropriamente anche nei periodi di siccità, con danni notevoli in termini di mancato consumo umano. La presidente Cognitti ha accolto con favore la proposta di valutare progetti di comunicazione che coinvolgano in tal senso scuole e famiglie. Andiamo a Pescara adesso, dove i NAS hanno scoperto all'ospedale proprio del capoluogo adriatico una infermiera che timbrava e poi non si recava sul posto di lavoro. La donna è stata sospesa per 6 mesi. Il servizio di Ludovica Pelliccioni, vediamo. I carabinieri del NAS di Pescara hanno dato esecuzione nella mattinata odierna alla misura cautelare personale interdittiva dall'esercizio della pubblica professione di mesi 6 disposta dal GIP di Pescara su richiesta della locale procura nei confronti di una 48enne di Montesilvano. La donna, un'infermiera professionale in servizio presso l'azienda ospedaliera di Pescara, è indagata per truffa aggravata e falso. L'attività investigativa avviata a seguito di ispezioni condotte dai militari del NAS all'ospedale Spirito Santo ha consentito di riscontrare il sistematico allontanamento dalla sede di lavoro della dipendente pubblica per tutta la durata della giornata lavorativa.
Tuttavia continuava a figurare fittiziamente presente in servizio, come riscontrato dai cartellini marcatempo e dall'acquisizione dei fogli di rilevazione presenze. In alcune occasioni, inoltre, pur non presentandosi al lavoro, aveva prodotto all'ufficio fogli di giustificazione falsificando orari e la firma del dirigente. Nel complesso sono state documentate negli ultimi 3 mesi 17 giornate per circa 120 ore di assenza ingiustificata, che trascorreva interamente al di fuori del presidio ospedaliero, per rientrare a casa, accudire la prole, fare le faccende domestiche, spese e shopping. Nel corso della medesima attività investigativa non sono emersi ulteriori episodi di assenteismo riconducibili ad altri dipendenti pubblici dell'ospedale di Pescara. Apriamo adesso la pagina di politica, ovviamente il focus è sulle prossime elezioni regionali. Sul fronte del centro-sinistra sono state presentate altre 2 liste che appoggiano il candidato presidente Giovanni Legnini. Si tratta di Più Abruzzo e Progressisti per Legnini. Vediamo. Tra le 8 liste a sostegno della candidatura presidente della Regione Abruzzo di Giovanni Legnini c'è anche Più Abruzzo, lista promossa da Più Europa e Civica Popolare, che a livello nazionale ha come riferimento Beatrice Lorenzin, presente oggi alla presentazione della lista Pescara. Questa è una compagine elettorale che innanzitutto dice che cos'è. È assolutamente per la democrazia, per la libertà, per il rispetto delle istituzioni, per la meritocrazia, per il lavoro, per il rispetto degli anziani, per la salute delle persone, per il riconoscimento del territorio. Non è populista, non è qualunquista, non è violenta, non è cattiva, e quindi speriamo che questa sia un laboratorio per far riparlare e dare voce ad un'Italia che ha bisogno di avere più speranza, ma che dopo 8 mesi del governo giallo-verde si trova in stagnazione nuovamente e che probabilmente riandrà in recessione. L'unica risposta che abbiamo avuto dal governo è una legge di bilancio creativa e fantasiosa che non risponde minimamente alle esigenze drammatiche del momento. Presentata oggi anche la candidatura di Mario Mazzocca alle prossime elezioni regionali con la lista Progressisti con Legnini. Perché Legnini? Perché riteniamo il candidato migliore che l'Abruzzo possa offrire al tema più importante, che la vita del nostro territorio, sia lui, e che non sia peraltro neanche paragonabile agli altri due. Insomma, il primo è stato catapultato da Roma e l'altra invece è, per quanto mi riguarda, incommentabile. Noi garantiamo un impegno costante e continuo, per quanto ci riguarda, almeno sui temi della sostenibilità, come e meglio di come abbiamo fatto finora. Azione politica, e dunque siamo nel campo del centrodestra, ha presentato a Pescara le sue liste per le prossime regionali. 29 volti nuovi tra esperienza e rinnovamento. Sono 29 tra uomini e donne i candidati scelti da Azione Politica per le prossime elezioni regionali. All'Auditorium Petruzzi di Pescara c'è stata la presentazione ufficiale dei volti e delle storie, con il quale il Movimento Civico di Centrodestra cerca di fare breccia nel cuore dell'elettorato, dando il suo apporto alla vittoria del candidato presidente Marco Marsilio. Tra i candidati nomi nuovi e più esperti, come quello dell'ex vice sindaco di Pescara Berardino Fiorilli o dell'ex assessore di Teramo Rudi Di Stefano. Non volevamo fare la classica lista civica, ma noi ci siamo nominati sempre e continueremo a farlo come movimento civico. Movimento civico significa comunque rinnovamento, ma un rinnovamento comunque competente, cioè non un rinnovamento fine a se stesso. Quindi ci sono sul nostro territorio tantissimi amministratori locali molto bravi, che però hanno l'esperienza di essere stati al contatto con i cittadini e soprattutto di aver amministrato le loro città e i loro paesi giorno dopo giorno, confrontandosi con i loro elettori. Quindi noi abbiamo scelto questa parte, abbiamo scelto i professionisti per andare a coprire le parti del programma magari più tecniche, e quindi con questi ci porremo agli elettori per vedere se effettivamente la scelta che abbiamo fatto è quella giusta. Sarebbe un bilancio non attendibile scritto per far arrivare il comune di Pescara alla scadenza del 26 maggio e non del 31 dicembre, quello portato in aula dall'amministrazione Alessandrini, e che lascerebbe ogni incombenza a chi si insedierà. Questa è la denuncia del centrodestra pescarese. Vediamo.
Il bilancio del comune di Pescara copre solo fino alle amministrative e la denuncia del centrodestra in consiglio comunale a Pescara, critico sul bilancio di previsione messo in campo dalla giunta Alessandrini. Secondo l'opposizione non ci saranno soldi per il prossimo Natale né per coprire i debiti fuori bilancio, dunque un provvedimento farsa per gli esponenti di centrodestra che chiedono a gran voce che venga modificato. Un bilancio, quello del 2019, che l'amministrazione Alessandrini presenta in aula e che è un bilancio non attendibile, non affidabile, perché sostanzialmente garantisce la copertura di spese essenziali, cioè di quelle non discrezionali, fino al 30 di giugno, come se quest'anno, che è un anno elettorale, cessasse, no, tutte le sue attività alla fine del mandato di Alessandrini. Questa è una denuncia forte che noi vogliamo rilanciare in aula, perché i cittadini pescaresi devono sapere qual è il livello di serietà politica e amministrativa di questa amministrazione. Questa è un'amministrazione di irresponsabili. Noi ovviamente in aula abbiamo presentato una serie di emendamenti per restituire un minimo di credibilità e di attendibilità a uno strumento finanziario che evidentemente garantisce coperture soltanto per 6 dei 12 mesi che compongono il 2019. Con l'obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e del decoro urbano, il Comune di Silvi lancia un'incisiva campagna di sensibilizzazione. Parte oggi la fase iniziale della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti rispetto all'ambiente. In cosa consiste? Questa è una prima fase di un progetto, diciamo, più ampio, che prevede diverse fasi, appunto, per cercare di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e anche migliorare il decoro della città. Questa è appunto una prima fase che noi vogliamo attuare tutti quei mezzi di prevenzione e non di repressione per sensibilizzare la cittadinanza a migliorare, diciamo, la gestione dei rifiuti. Ci sono diverse aree sensibili dove rileviamo un abbandono indiscriminato di questi rifiuti. Noi pensiamo che attraverso la sensibilizzazione i cittadini sicuramente capiranno che non è, diciamo, un atteggiamento propriamente corretto. Il servizio viene garantito perché c'è un numero verde da chiamare, la ditta prenota il ritiro, effettua il ritiro a domicilio, quindi non è necessario abbandonare i rifiuti. L'obiettivo ultimo è anche quello di aumentare la raccolta differenziata, che permetterà anche una riduzione delle bollette, che io dico sempre questo dovrebbe essere un deterrente, ma il fine ultimo è quello appunto di migliorare l'impatto ambientale. Inoltre attualmente il servizio di ritiro ha un attimo delle difficoltà perché non siamo muniti di centro di raccolta. Questa amministrazione si sta attivando fin da subito per dare alla cittadinanza un centro di raccolta che permetterà una gestione del servizio ancora migliore. Nelle zone che abbiamo individuato più sensibili installeremo anche delle fototrappole, metteremo anche dei cartelli con il divieto di scarico che avviseranno che ci sono le fototrappole, sperando che questo porti al non abbandono dei rifiuti, perché sicuramente reprimere e sanzionare un cittadino non rientra nelle nostre prerogative. Salva la stagione invernale ai prati di Tivo, dove si tornerà a sciare il 24 gennaio. Il nuovo gestore degli impianti è l'imprenditore ascolano Marco Finori, che ha raccolto la proposta in extremis lanciata dalla provincia di Teramo dopo l'abbandono della Siget. Ai prati di Tivo si torna a sciare il 24 gennaio. Per quella giornata è prevista anche la presenza, a sorpresa, di un grande campione italiano di sci come testimonial. Una scommessa vinta dal presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, una scommessa folle, come la definisce lui, dopo il rifiuto della Siget, che ha rinunciato alla gestione delle strutture proprio all'inizio della stagione invernale. Il nuovo gestore degli impianti di Prati di Tivo è un imprenditore ascolano, Marco Finori, appassionato di sci, entusiasta e pieno di buone speranze. Soddisfatto di questa soluzione? È solo l'inizio, sono soddisfatto perché, ecco, abbiamo trovato tanta gente che ha creduto in un'idea diversa. Anche qui c'è stata tanta gente che forse, ecco, credeva in un'altra idea, quella di far partire la stagione estiva solamente, ecco, ad agosto. E invece, ecco, c'è chi crede veramente in questo territorio, c'è chi crede veramente in questa nostra montagna. E la cosa bella, ecco, che imprenditori non della provincia, non della regione, vengono qui ad investire
su un territorio. Io faccio un appello che tutti dobbiamo perdere qualcosa per avere di più dopo. Quali sono le sue idee per questo turismo teramano, montano? Innanzitutto l'obiettivo primario è quello di riaprire la stazione e vedere gli impianti girare. Una volta visti gli impianti girare, quella stazione che questa mattina era deserta come in questi giorni, è terribile. Quindi la cosa fondamentale è vedere riaprire gli impianti, in modo che si possa respirare tutta un'altra area e dare continuità a chi oggi, quando gli viene proposto per aperitivo per sciare, da me compreso, gli viene detto ma quest'anno non si sa se riapre, quella non riapre mai. Il turismo estivo, io non sapevo, c'è un'affluenza mostruosa, ho potuto vedere dai bilanci e da un po' di cose che mi hanno raccontato personaggi della comunità di Pietracamela e di operatori del settore turistico di paraaperitivo, c'è un'affluenza estiva addirittura più importante di quella invernale, le promuoveremo entrambi naturalmente, è nostro più che interesse, certo che è un anno molto difficile perché oltre agli impianti, a un po' di impianti chiusi, oltre a essere partiti in ritardo per i motivi che ormai solo quelli tutti conosciamo, è un anno impegnativo. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente parliamo di Pescara perché questa mattina è stato presentato il nuovo acquisto dei biancoazzurri, il difensore Davide Bettella, il giovane arriva in prestito dall'Atalanta con un accordo fino al 2020 e troverà una colonia di ex bergamaschi nella sua nuova esperienza in biancoazzurro. Allora ascoltiamo le sue prime parole. Davide Bettella, benvenuto a Pescara. Diciamo che dall'Inter all'Atalanta per la prima volta abbandoni i colori nerazzurri nella tua carriera. Sì, è vero, ero abituato ai colori nerazzurri, però biancoazzurro mi è piaciuto subito sin dall'inizio. Prestito fino al 2020 è una scommessa del Pescara e punta forte su Davide Bettella, ha fatto bene? No, io cercherò di dare sempre il massimo, il mio meglio. E ovviamente sta a me dimostrare il mio valore e quanto valgo in campo con le mie prestazioni. Quindi sta solo a me, io sono contento di essere venuto qua, sono contentissimo, adesso tocca a me, la palla ce l'ho io. Ti inserisci in un reparto dove c'è già Gravione, c'è Campagnaro, c'è Perrotta, insomma c'è tanta esperienza e anche tanta forza fisica. Quali sono le caratteristiche di Davide Bettella? No, io come ho detto prima cercherò sempre di rubare, apprendere il meglio da tutti loro. Io come appunto dicevo mi sento forte sull'anticipo, sul colpo di testa, io devo sempre migliorare proprio perché sono giovane, per diventare uno dei difensori più forti c'è solo bisogno di lavoro e costante e di continuità. A darti una mano probabilmente ci sarà anche una colonia atalantina, soprattutto Meligoni che conosci bene qui a Pescara. No, sì, lui mi ha preso subito sotto sua custodia, diciamo, mi ha subito ospitato a casa sua in questi giorni, e è un compagno capitano della nazionale, quindi l'ho sempre visto come un esempio, come una grande promessa, e quindi sia io che lui cercheremo di dare sempre il meglio per poi riuscire a diventare, diciamo, calciatori importanti in futuro. Caldara, Palomino, Mancini, il prossimo sarà Bettella. No, si spera. Io Caldara sfortunatamente non ho avuto la fortuna per giocarci insieme, però è un grandissimo giocatore come si è visto. Gli altri con cui mi sono allenato quest'anno, come ho detto prima, sono tutti difensori che secondo me sono fuori dal comune perché sono fortissimi. E a margine della presentazione di Davide Bettella, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato anche delle trattative che coinvolgono il Delfino, dal destino di Gaston Brugman, appetito in Serie A, fino a Tumminello, per il quale c'è una sfida tra il Pescara e il Lecce. Lo ascoltiamo. Presidente Sebastiani, ci ha tenuto a dire in conferenza, noi non abbiamo preso un giovane difensore, abbiamo preso Davide Bettella. Perché ci credete davvero a questo ragazzo? Perché è un giovane tra quelli più promettenti e importanti che ci sono in questo momento, per ruolo anche. E come di solito facciamo, noi non prendiamo il 99 o il 2000, ma prendiamo il giocatore forte, cerchiamo di prendere il giocatore forte, poi farà bene, non farà bene, farà meno bene, ci metterà un anno in più ad arrivare, un anno in meno, ma sicuramente ha le qualità per farlo. Tumminello ha detto, il Lecce dice che viene da noi, il Pescara non parla, ma il Pescara non parla perché? Perché si sente sicuro? No, il Pescara non parla perché non ama fare le chiacchiere, quindi nel momento in cui saremo pronti per fare l'attaccante lo faremo e lo presenteremo a voi come abbiamo fatto con Davide questa mattina. Il 31 gennaio quante percentuali darebbe a Brugman di vestire ancora la maglia del Pescara?
Io personalmente il 100%. 100% perché voi sapete tutti che rapporto, che cosa pensi io del nostro capitano. Credo che sia, qualcuno dice che è un mio figlio, no? Perché è un giocatore che ho portato io personalmente all'epoca, io e Daniele Dell'Icarri, tanti anni fa, nella trattativa con Mino Raiola per Weiss, quell'anno della Serie A. Ed è un giocatore al quale io ho sempre creduto, perché mi viene in mente di pensare all'anno di Marino, che poi Brugman fece un campionato strepitoso in quell'anno. All'inizio del ritiro Marino mi chiese di mandare via Brugman e un altro paio di giocatori, se non vado errato, che io gli risposi che era più facile che andava via il mister, scherzando, e non che andava via Brugman. Dopo una settimana il mister, con molta onestà, mi disse: oh, Brugman è un giocatore fortissimo, rimane qui. Quindi il rapporto che c'è con questo ragazzo è un rapporto straordinario. È evidente che è comunque, comincia ad avere 26-27 anni, se dovesse avere un'offerta importante per la sua carriera sicuramente non gliela nasconderei. Però credo anche che Brugman sia molto legato a questa terra e la valuterebbe nella maniera giusta. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Prossimi aggiornamenti con l'informazione del TG6, con ampio spazio ovviamente ai 2 anni dalla tragedia di Rigopiano, alle ore 19 e alle ore 23. Per il momento io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.